tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Martedì sera ad Istanbul, prima dell'inizio della partita tra Turchia e Grecia, è stato rispettato un minuto di silenzio in rispetto delle vittime dell'attentato terroristico di Parigi. Durante questo minuto alcuni tifosi turchi hanno fischiato ed urlato Allahakbar. Alcuni avrebbero anche cantato un coro nazionalista che reciterebbe «I nostri martiri non muoiono, il paese non si divide». Secondo alcuni il fatto è stato estremamente offensivo, mentre altri credono che i fischi di turchi siano stati fraintesi. Lei cosa ne pensa? Io penso che i fischi dei turchi siano molto patriottici, nel senso che la Francia, è vero, è stata colpita dall'ISIS come saranno colpite altre nazioni in futuro, però tenga presente che la Turchia, tutti vanno contro la Turchia, si dice che il passaporto di uno dell'ISIS sia stato messo lì dalla Siria, ma non era siriano, per cui secondo me è più una guerra politica che una guerra di paese, e fanno sembrare la cosa, fanno aumentare il razzismo che c'è già, la paura che c'è già, solo per motivi e scopi economici, perché poi alla fine l'ISIS, se è così ricco, se ha le armi dell'ultima generazione, se ha delle macchine nuove, è perché qualcuno li sovvenziona, per cui dobbiamo tenere presente di questo, che ci sono fabbriche di armi a cui fa comodo che esista l'ISIS, ci sono fabbriche di automobili a cui fa comodo che l'ISIS. Il fatto che la Francia adesso abbia bombardato in Siria è sbagliatissimo, perché comunque chi è che ci va di mezzo? Sempre le persone normali, è il popolo che ci va di mezzo, per cui dobbiamo essere uniti noi come popoli, noi come operai, negozianti, quello che vuole il popolo, che deve combattere questa guerra, perché è semplicemente una guerra politica. Tornando al minuto di silenzio, secondo lei ha ancora un significato rispettare questo minuto di silenzio oppure no? No, non ha significato assolutamente per nulla il minuto di silenzio, è la coscienza che ha significato. C'è una frase del Dalai Lama che dice che quando il potere dell'amore supera il potere del denaro, solo allora ci sarà la pace, e io la penso così: finché non vince l'amore, vince il potere, non ci sarà mai pace, ci sarà sempre un conflitto. Anche noi cristiani abbiamo avuto tanti conflitti, siamo andati in Palestina con i crociati nel 1500, abbiamo distrutto famiglie, abbiamo distrutto case, però nessuno se ne rende conto. La Francia adesso fa la stessa cosa, bombarda la Siria e fa dei danni su chi? Sul popolo che esiste, che vive in Siria, magari l'operaio che va a lavorare e i figli muoiono. I civili. Ecco, i civili. Non è il politicante che muore, non è l'ISIS che muore, loro sono protetti. Io non so se abbiamo frainteso, però sicuramente hanno fatto effetto i fischi, cioè non si può, cioè stiamo commemorando dei morti, che siano francesi, cioè che siano turchi, che siano, cioè morti sono morti, e per favore, se si fa il minuto di silenzio per i morti, si fa il minuto di silenzio. Poi avranno questi che hanno gridato, magari avranno le loro ragioni, però in quel momento, per favore, magari gridiamolo dopo, dopo il minuto. Quindi era fuori luogo fatto in quel momento. È fuori luogo il fatto in quel momento. Pensi che alcuni sostengono che i turchi volevano sottolineare il fatto che tanto è stato detto e fatto per le vittime di Parigi, ma a malapena si è parlato degli attentati, per esempio quello dello scorso 10 ottobre ad Ankara e altri. Ok, pienamente d'accordo, sì, è vero, però in quel momento lì, diciamo, i morti di Parigi erano appena successi, cioè è chiaro che l'emozione era per quel momento lì. Poi è chiaro che si debbano magari commemorare tutti i morti, ci mancherebbe, qui siamo veramente... Secondo lei ha ancora un senso rispettare il minuto di silenzio oppure trova che sia qualcosa di superfluo? No, assolutamente no, cavoli, no, il minuto di silenzio è sacro, i morti sono sacri, per favore. Chi non la pensa così, effettivamente si discute molto su questo. Sì, chi non la pensa così, ok, non lo fanno il loro minuto, però per favore rispettano chi lo fa, ragazzi...
Avrei prima cosa non fatto giocare probabilmente quella partita, perché appunto per rispetto alle vittime, niente. I fischi in sala li hai trovati fuori luogo oppure erano comunque dettati da un motivo importante secondo te? Sì, beh, io sinceramente li avrei fatti uscire, cioè avrei proprio fatto uscire queste persone che hanno fischiato, cioè della parte appunto dei turchi, appunto. Per cui cioè, non la vedo un gesto, diciamo, è stato un gesto bruttissimo sicuramente da fare. In generale cosa ne pensi dei minuti di silenzio, di questa usanza? Beh, io vedo anch'io, io lavoro in un centro commerciale e anche noi abbiamo rispettato questo minuto di silenzio. Secondo me a quello che può servire, poi alla fine, vabbè, è logico, però secondo me è una cosa giusta da fare, ecco. Quindi ha un significato? Sì, sì. Secondo me è un significato giusto. Naturalmente poi bisogna vedere come lo vivi, in quella, perché magari uno sì, è lì, magari fa il minuto di silenzio e poi non gliene frega niente poi alla fine, però cioè, in linea di massima secondo me è una cosa giusta.